Riesce nell'anticipo con Cialdi, Camara propone in avanti per Gomez che affronta in velocità il diretto avversario, si trattava di Giuliano, si batte adesso, palla messa in mezzo a cercare le torri, la torre di Cosentino, addirittura tre, la lascia lì per Mendola che allarga sulla sinistra per Concialdi, può crossare in mezzo Concialdi a cercare Sekan che non arriva, perde palla sulla pressione di Sekan, adesso Concialdi allarga sulla destra per Iraci che riceve al limite dell'area, prova a concludere, l'intervento di Bertoglio in scivolata, recupera la sfera il Mazzara che adesso prova a proporsi in avanti con Camarala, lascia lì per El Amraoui, il servizio di El Amraoui per il compagno è sbagliato. Zaia recupera palla sul Concialdi senza commettere fallo, poi allarga sulla destra per Gomez che può concludere direttamente verso la porta avversaria, allarga troppo, lancia in avanti a cercare Sekan che arriva sul pallone beffando la difesa del Mazzara, Sekan conclude verso la porta, Thomas respinge, Bertoglio poi prova a superare il diretto avversario, si tratta di Fricano, mette in mezzo il numero 3 del Mazzara, Gomez anticipato da Cosentino, poi El Amraoui la recupera su Concialdi, Camara mette nuovamente in mezzo con Gomez che non riesce ad arrivare sul pallone, forse trattenuto da un avversario, poi prova la conclusione Longo che cicca clamorosamente il pallone che poi la lascia lì per Iraci, il destro di Iraci deviato arriva direttamente tra i guantoni di Thomas che la blocca, Mazzara in proiezione offensiva in questa occasione, palla per Cesar che prova il destro che non impensierisce Marino, corner invece l'Onigro va direttamente in mezzo, però Gomez svetta più in alto di tutti, poi Cerniglia prova a girarsi, palla direttamente sul fondo, su torre, e l'Ambrovi mette in mezzo, c'è Camara che salta di testa, la difesa del Misilmeri si salva in qualche modo, ci sono le proteste dei gialloblu per un possibile tocco di mano. Federico prova a girarsi tra quattro avversari, poi serve Camara sulla destra. Camara la lascia lì per Bertoglio che può crossare in mezzo a cercare i centimetri di Gomez. Arriva invece Fernandez Castro che di testa la mette di poco al lato. Se l'arbitro inviterà le squadre ad andare negli spogliatoi, così è. Si va negli spogliatoi sul risultato di 0-0 con Giuliano che prova a sventagliare in avanti col mancino per Lucera che se la mette giù col destro, prova a mettere in mezzo dove Sekan buca l'intervento, questo è il super africano, dialoga con Gomez che prova a girarsi tra tante maglie avversarie, il destro Concialdi mette in mezzo a cercare i centimetri di Cosentino che la prolunga, poi prova a uscire il Mazzara con il colpo di testa di Semeraro che subisce fallo, Cerniglia riconquista il pallone per il Misilmeri che si riaffaccia nuovamente pericolosamente in avanti, Cerniglia mette in mezzo ma è ancora una volta Thomas a bloccare la sfera, la truppa gialloblu, Camara mette in mezzo a cercare Semeraro che salta di testa, anticipa il diretto avversario, non c'entra però lo specchio della porta, parte Federico che prova a mettere in mezzo, addirittura la conclusione in porta, in pensierire Simone Marino, in corner, Camara dalla bandierina a cercare i centimetri di Bertoglio che arriva sul pallone, non indovina però la mira, prova a proporsi in avanti con Caracappa che mette il pallone in mezzo, la blocca Thomas, Camara mette in mezzo per Federico che devia, poi arriva la palla a Pirrello che serve però un vero e proprio passaggio, un cioccolatino per Marino che può addirittura bloccare il pallone, rinvio lungo da parte di Marino con Lucera che prova a liberarsi tra avversari, poi serve sulla destra Concialdi che si libera di Cesar, mette, piazza la palla all'angolino ma Thomas compie un grande intervento, serve nei pressi l'Onigro, l'Onigro poi sventola sulla sinistra per Lucera che prova la botta al volo col mancino. Concialdi batte questo calcio di punizione in avanti, arriva l'intervento di Giuliano che serve nei pressi Caracappa, poi il colpo di testa di Matera che è Cosentino, cerca in avanti i centimetri di Matera, salta più in alto di lui Pirrello che però serve involontariamente Cerniglia, se la gira con il sinistro, poi cosa sbaglia Matera? Del Misilmeri che mette il pallone in mezzo a cercare i centimetri di Cosentino che non arriva sul pallone, poi Concialdi rimette in mezzo col destro, Thomas col pugno allontana, l'intervento, la conclusione da parte di Lucera, però poi vedremo di quanto si tratterà, mentre il Misilmeri prova a continuare la pressione offensiva, la palla arriva tra i piedi del numero 18 Caracappa che però non c'entra lo specchio della porta, palla che finisce a Camara che prova il destro da fuori, destro che termina largo con Concialdi, il sinistro di Fricano che mette in area di rigore, l'intervento di Lucera davanti Matera, Matera con il filtrante proprio per Lucera che supera Bertoglio, il
per vie centrali da Cerniglia, poi Matera che serve in avanti con Cialdi, l'intervento in scivolata di Bertogli. Palla messa in mezzo da parte di Fricano, Gomez allontana, poi Lucera col mancino, palla alta. La palla termina in out, sarà ancora rimessa laterale per il Misilmeri con Lucera che serve al limite dell'area con Cialdi, anticipato da Cesar. Poi palla messa in mezzo a beneficio di Cosentino che se la ritrova lì e la mette in rete. Una vera e propria beffa quando siamo al 96esimo minuto, anzi al 97esimo minuto. Questa palla messa in avanti per... in mezzo a beneficio di Cosentino che se la ritrova lì e la mette in terra, poi la recupera il Misilmeri con Cesar che invece subisce fallo. Arriva il triplice fischio dell'arbitro quando siamo al 98esimo minuto, continuano le proteste del Mazzara all'indirizzo della terna arbitrale per la possibile posizione di offside da parte di Cosentino che ha sbloccato il match, vinto a questo punto dal Misilmeri in pieno recupero.